Ciao a tutti, mi è stato richiesto, quindi voglio vedere insieme a voi come poter realizzare un porta pennelli. Allora, i pennelli da trucco che ho io sono questi e per questo progetto voglio provare a riutilizzare questo barattolo che è di metallo. Come vedete conteneva degli arachidi e ha il coperchio rimovibile. Come prima cosa inizio a lavorare il coperchio e quindi vado a effettuare dei piccoli fori che poi consentiranno appunto l'entrata dei pennelli. Per effettuare i fori mi aiuto con questi tagliapasta e quindi quello più piccolo lo utilizzerò per i pennelli piccoli e quello grande per i pennelli ovviamente grande. Prendo una penna per tracciare il contorno e vado a posizionarlo a seconda di dove voglio effettuare il foro. Come vedete ho ricalcato tutti i bordi e ora con uno strumento appuntito vado a ritagliare piano piano. Ritaglio tutti i cerchi. Perfetto, come vedete il primo foro è stato fatto. Verifico l'entrata del pennello e direi che ci siamo. Continuo anche per gli altri. Vi voglio far notare questa cosa. Volendo potete ritagliare non tutto il cerchiettino, ma lasciare magari un centimetro non tagliato, così da poter aprire e richiudere il foro qualora voi non inseriate nel foro il pennello. Così si evita anche di far entrare polvere all'interno del contenitore. Però io preferisco comunque lasciarli tutti aperti e poi eventualmente, essendo comunque un coperchio che si potrà togliere, sciacquare poi l'intero contenitore. Ecco qui tutto il coperchio forato. Volendo si possono ovviamente fare anche altri fori, però per me diciamo bastano questi. Adesso possiamo procedere con la colorazione e la decorazione ovviamente dell'oggetto. Per colorare il tappo io utilizzo del colore acrilico di colore nero. Prima della decorazione vado con della carta vetrata a sistemare diciamo i fori che ho fatto in questo modo e poi con un pennello passo il colore. Intanto che il colore asciuga vado subito a prendere del tessuto, in questo caso è sempre il solito che vedete uso e riutilizzo spesso, e prendo le misure del barattolo, quindi io lo andrò a posizionare il tessuto sotto questa riga fino a questa e quindi prendo le misure. In questo caso la lascio un pochettino leggermente più abbondante perché andrò a mettere questo strappo perché voglio poi poter anche lavare il tessuto. Io in questo caso sto utilizzando il tessuto in modo doppio perché essendo trasparente poi fa intravedere il disegno che c'è sotto, quindi usandolo doppio non si dovrebbe diciamo più vedere nulla. Vado a tagliare un pezzettino di questo, prendo le mie misure fino a qui, ok, e attacco un pezzettino sul barattolo e un pezzettino invece sul tessuto. Come vedete l'ho fatto
due volte, quindi ho inserito due pezzettini in modo tale da poter poi attaccare sia il pezzo di destra che il pezzo di sinistra. Lo sto facendo in modo un po' selvaggio perché poi andrà sicuramente anche cucito, perché come vedete essendo doppio poi si apre, ma adesso vi faccio più o meno vedere l'effetto. E adesso chiudo con l'altro pezzettino in questo modo, poi andrò a cucirlo e questo è il risultato del barattolo. Ora prendo spunto da una creazione fatta da Stefania Stellina, che intanto saluto, e vado a prendere gli ombretti o comunque blush che utilizzo e applico dietro con un po' di colla, colla a caldo va benissimo, una piccola calamita, così da poter applicare sul barattolo il mio blush e averlo comunque sempre a portata di mano. Questa è una cosa, diciamo, in più per praticità che voglio fare io. Gli ombretti con la calamita si stanno asciugando, intanto ho inserito anche all'interno del barattolo un po' di tessuto. Vado a prendere il tappo, chiudo, ok, e in questo modo posso subito procedere ad inserire i miei pennelli. Ok, sicuramente così non vedete molto, vi inchinino l'oggetto, eccolo qua, sicuramente come al solito vi metto una foto del risultato finale con anche inserito gli ombretti e blush per renderli sicuramente più a portata di mano e poterli utilizzare, in questo caso ovviamente visto che è di metallo anche il contenitore. Spero che il video tutorial vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video, ciao!